andiamo dentro la cartolina. La cartolina da Casa Cervi. Chissà. Non appena cominciamo a dare il giusto rilievo al tempo, ci obblighiamo a rinunciare alla priorità della contemplazione e ci concentriamo più sull'azione, perché è nella natura umana cercare di capire il proprio futuro, un po' per gloria, un po' per speranza, un po' per frustrazione del presente. È umano cercare di governare i processi. Quando è positivo, il compito è quello di cercare di rendere il futuro diverso dal passato, piuttosto che cercare di conoscere ciò che il futuro deve necessariamente avere in comune col passato. Quando è negativo, il compito è quello di rendere il futuro uguale alle forme del passato, per avere necessariamente certezze di trovare qualcosa in comune. Contemplare il presente e insieme costruire l'azione non è forse la sintesi migliore per spiegare l'importanza che ha il passato per costruire il futuro? Anche il futuro, tutto sommato, comincia con un passato che attraversa il presente. E non solo perché il futuro comincia con fu. Parliamoci chiaro, che ci piaccia o no, il futuro attraversa potentemente il nostro presente, che ha inevitabilmente a che fare col passato. Non per gioco filosofico di crucintarsi enigmistico. Non ci sono giochi di elevato quoziente intellettivo o abilità di genie cromosomiche rare. Forse per spiegare il futuro dobbiamo davvero smettere di spiegare, di risolvere, di analizzare, di dar per forza una spiegazione a tutto. Forse per spiegare il futuro è opportuno uscire dalla logica del cliente, che ha sempre ragione, e trovare sempre e sempre e sempre risposte che devono soddisfare le richieste. A meno che non decidiamo di essere consapevolmente schiavi del futuro che non conosciamo, per poi lamentarci. Il futuro non è un merchandising di sole opportunità e di soli diritti che poi risulterebbero frustrati dal non sapere gestire e dalla non conoscenza di ciò che sarà. Il futuro non propone solo macchine e tecnologie da governare, ma aspetta la contemplazione del proprio tempo per continuare ad essere responsabili e protagonisti, per continuare ad essere umani.